Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di League of Legends editato da me in persona. Ecco, vi faccio vedere quanto sono scarso. Qui vediamo subito una gank di Fiddlestick. E perché focussiamo Janna? Perché sì, cioè non c'è tanto un motivo. Focussi quello che è più overesteso di solito. Tanto 3 contro 2 riesce a boostarli easy peasy. And we are fine. Qua invece vi faccio vedere i trade falliti contro Jinx. Solo per via dello scudo di Janna, per quanto più quel cazzo di champion di merda. E niente. Engage a caso. Ulti a caso. Soul good. Non c'è niente da spiegare lì. Ho ultato un po' così perché... Perché così ultava anche Fiddlestick. Non perché era una buona ulti. Solo per ingaggiare, per far ingaggiare Fiddle. Qui faccio un errore che potrebbe costarmi se non mi sarebbe costato se non avessi avuto il flash, però ce l'avevo, quindi... Cioè, andare a cleanare le ward c'è sempre il jungler. Cioè, sempre, è una regola. Bellissima ultima istata. Qui per difendere la torre focusso la di carry, anche se prendo danno perché sono 1 contro 2, c'è lo scudo e tutto. Comunque, la torre sopravvive. E... Cioè, far sopravvivere la torre è fondamentale. Dovete sempre prendere la prima voi la torre degli altri. Non bisogna lasciarla. Anche... ora, morirci no, però... Cercare di difenderla è sempre buono. Questa è la mia prima morte, in cui indovinate come sono morto. Indovinate. Overextendendo. Avevamo preso 2 kill e io sono andato a pushare la torre perché sono deficiente. Senza flash. Cioè sì, col flash, ma non basta il flash contro Wukong. Fiddlestick mi salva. E poi fa quella cosa. Non lo so, non c'è neanche la ulti, va in e flamma me. My bad. Qui l'ha stretto la kill su Yasuo. E poi Tryndamere praticamente sta vincendo il game da solo, perché è ultra fiddato. Qui vado in anche se sono più debole di Jinx, però comunque vado in lo stesso, perché tanto c'è Tryndamere che può uccidere tutti easy. Guardate il danno. Cioè, qualcuno me lo spiega? E sopravvive anche per un giorno e mezzo prima di morire, guardate. Gragas del cazzo. Qui un altro clip di Gragas che... Cioè, mi sciotta, cioè... Non me lo aspetto, perché non lo vedo mai full HP, lo vedo spesso... Tank, perché è così che si gioca. E invece... capita. Qui avevo paura di perdere il game, devo dirla tutta, però... Tryndamere è troppo grosso, non fa fare vita a Jinx. Se non avessimo avuto un Tryndamere che poteva divare Jinx, sarebbe stato un casino. Cioè, guardate, non attivo la Q, non attivo la W, proprio scarso come pochi. Qui voglio prendere la torre e ci muoio per lastittarla, perché sono ritardato, potevo anche non prenderla. Comunque, Baron a caso, totalmente a caso, non sapevo neanche che lo stessero facendo addirittura. Io ero lì, ah, ora faccio il drago così, sono bravo, invece. E questo è subito dopo il Baron, in cui Ezreal muore, però poi noi ci prendiamo l'Infernal, quindi it's fine. E pushiamo per la vittoria. Tryndamere ha carriato. Ciao a tutti.